Buongiorno, benvenuti a un nuovo appuntamento sul nostro canale YouTube di Arcadia Consortium. Come di consueto, già da qualche settimana, tutti i giovedì alle 4 di pomeriggio, ci incontriamo qui su YouTube e andiamo a fare una chiacchierata con alcuni invitati, come oggi, o a presentare il nostro consorzio. Come nuovo canale di comunicazione da parte del consorzio con tutto il nostro pubblico. Oggi è collegato con noi, già è qui collegato con me, Lorenzo Zunino. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Cristian. Con Lorenzo oggi apriremo una nuova rubrica sul nostro canale e inizieremo a parlare un po' d'arte, presentando artisti del nostro territorio soprattutto, rivalutando un po' gli artisti nostri e l'importanza che hanno nel panorama internazionale anche. Prima di iniziare la chiacchierata con Lorenzo, faccio un po' un'anticipazione di quello che vedremo oggi e nelle prossime puntate. Come voi sapete bene, tutti questi video che stiamo andando a fare in live rimangono registrati sul nostro canale YouTube. Per quello che appena finito questo live, potete andare a riprendere, rivedere questo o anche vedere tutti i live che abbiamo fatto in precedenza, dove abbiamo già avuto degli invitati, presentato alcune aziende del consorzio e ne faremo molti altri in futuro, nelle prossime settimane. Per chi invece ci sta guardando in questo momento in diretta, potete sempre partecipare. Qui a fianco c'è una casellina dove potete commentare, fare delle domande, lasciare delle impressioni vostre su questa tematica di oggi. E fare delle domande a Lorenzo di quello che vuole chiedere. Oggi parleremo di un artista, di un pittore dell'Ottocento che è nato proprio qui dove mi trovo io in questo momento, ad Acqui Terme, in provincia d'Alessandria. Lui è Luigi Crossio e vorrei partire subito con Lorenzo a parlare proprio della nascita di Lorenzo di Luigi Crossio, perché in pochissimi sanno dove è nato bene. E io sono andato a cercare un po' su internet e anche c'è molta poca informazione su questo artista Luigi Crossio, che oggi andremo ad approfondire bene, andremo a capire bene chi era e cosa ha fatto. Raccontami un po', Lorenzo, della scoperta, della nascita, di dove è nato Luigi Crossio, perché so che sei stato anche involucrato personalmente di questa scoperta. Sì, diciamo che io volevo fare un attimo una prefazione, nel senso che vale per Luigi Crosio e anche per gli altri artisti o correnti artistiche di cui parleremo prossimamente. Sono studi o comunque mostre fatte nel passato che poi hanno ottenuto nel corso del tempo ulteriori approfondimenti e revisioni. Per cui le mostre o gli studi iniziali servono proprio a quello di lanciare una tematica e poi sfruttare, diciamo, tutti gli appoggi, tutte le notizie che vengono poi alla luce ulteriormente nel corso del tempo. E Crosio è stato proprio questo, cioè è iniziata una mostra nel 2007 a lui dedicata e agli artisti di Acqui tra 800 e 900. E questo ha portato poi a ulteriori approfondimenti da parte di storici dell'arte, di studiosi, di galleristi, anche non prettamente del nostro territorio, perché come vedremo Crosio è un artista assolutamente internazionale. Ecco, mi piacerebbe all'inizio parlare anche di un, diciamo, del vero scopritore della nascita acquese di Crosio, che era Don Angelo Siri, che era il don dell'archivio vescovile di Acqui, era il curatore dell'archivio, parroco di Pareto, che mi ha aiutato con la sua esperienza proprio nel trovare negli archivi vescovili la nascita di Crosio, che fino allora era dato per nato ad Alba in alcuni casi o a Torino in molti altri. Don Angelo Siri proprio mi ha aiutato in questa lunga ricerca, perché io mi ero intestardito a cercarlo nel 1835 e poi lui mi ha detto: guarda, cercalo nel 36, nel 34, che magari lo trovi. E in effetti nell'agosto del 34 poi l'abbiamo trovato, come appunto noto ad Acqui, Luigi Valentino Crosio. Volevo appunto ricordare questa figura di Don Angelo Siri, che poi purtroppo ci ha abbandonato pochi mesi dopo per una brutta malattia,
e io lo ricordo sempre con grande piacere, con grande affetto. Ecco, per cui praticamente in data 15 agosto 1834 abbiamo trovato il certificato di nascita di questo di Luigi Valentino Crosio ad Acqui, e diciamo che non siamo andati completamente alla cieca, perché c'erano alcune notizie di Crosio attivo ad Acqui e soprattutto delle opere dedicate a dei personaggi o comunque alla cittadina di Acqui, tra cui il ritratto di Ioan Ottolenghi per l'asilo comunale di Acqui, purtroppo opera che poi di fatto non ho più rintracciato, è andata perduta probabilmente negli ultimi anni, mentre un'opera colossale è nell'ufficio del sindaco di Acqui, proprio dietro la poltrona, quando il sindaco fa adesso le dirette Facebook, proprio dietro alla sua poltrona c'è questa opera notevole di Crosio, di cui poi parlerò dopo, la quale probabilmente è stata in qualche modo assunta dal comune in epoca remota, probabilmente già pochi anni dopo la sua creazione. Per cui Crosio nasce ad Acqui, ma giovanissimo, probabilmente bambino, si trasferisce con la famiglia a Torino, dove ha la possibilità appunto di vivere e di accedere agli studi e quindi di iscriversi all'Accademia Albertina, dove chiaramente impara a dipingere. E questo sarà fondamentale, perché nel corso, diciamo, dell'Ottocento lui viene inquadrato proprio come uno dei più importanti pittori, proprio dal punto di vista tecnico, della pittura dell'Ottocento italiana e internazionale. Sì, infatti Crosio è nato ad Acqui ed una cosa che tutti gli acquesti devono sapere, anche per dare importanza a questo artista e di queste terre. E poi sì, è andato giovanissimo a Torino a studiare. Raccontami un po' degli studi di Crosio a Torino, come nasce la sua diciamo, passione per la pittura e come si definisce un po' la pittura di Crosio. Sì, diciamo che Crosio quindi vive a Torino, studia a Torino, si diploma all'Accademia Albertina. Chiaramente sono anni nei quali la pittura è legata al romanticismo storico di tradizione italiano, e lui compie gli studi e poi comincia a dipingere. Poi vedremo dopo quali sono le prime opere che vengono fuori. Le altre notizie, diciamo, della sua vita personale sono quelle di un matrimonio con una certa Paolina, di cui non si conosce il cognome, avvenuto quasi sicuramente nell'anno 1860, quindi lui era 26enne, e con questa moglie ha quattro figlie, tutte femmine, di cui una diventa piuttosto importante anche nell'ambito della cronaca torinese dell'epoca, in quanto sposa Giuseppe Peano, che è un celebre matematico dell'epoca, nato nel 1858 e morto nel 1932, il quale è diventato famoso soprattutto per il rapporto epistolare che aveva con il filosofo inglese Bernard Russell. E sono spesso la coppia oggetto di cronache, di gossip, diciamo, ottocentesco. E infatti le cronache descrivono la Carola, la figlia appunto di Crosio, appassionata di musica lirica e presente alle prime delle opere di Giacomo Puccini al Teatro Reale di Torino, in particolare della Manon Lescaut nel 1893 e della Bohème nel 1896. Nello specifico le cronache si soffermano anche nel descrivere il marito Giuseppe Peano placidamente addormentato durante la messa in onda delle opere, per cui non deve essere il marito molto appassionato di opera lirica. E quindi questo per dare, diciamo, un attimo la suggestione di vita del pittore.
Lui chiaramente è giovanissimo, si trova diplomato all'Accademia Albertina e affronta, diciamo, i generi pittorici o il genere pittorico più importante di quell'epoca, che appunto si inquadra in una sorta di romanticismo storico dell'Ottocento, tradizionale della pittura ligure. Lui in particolare si distingue, diciamo, come vedremo nelle opere che poi scorreranno, si divide in una pittura, diciamo, di carattere storico-romantico, prettamente storico-romantico, con una specializzazione, per cui è diventato famoso nel mondo, nella pittura di carattere neopompeiano, cioè con la rivisitazione degli ambienti, degli interni dell'epoca pompeiana. Questo perché? Perché diciamo, nel 1748, come sappiamo, è stata scoperta Pompei. Poi nel corso dell'Ottocento questa scoperta trova molto seguito tra gli appassionati, ma tra tutti, e soprattutto poi con la proclamazione dell'Unità d'Italia nel 1861, questo ambito diciamo, archeologico pompeiano ottiene di nuovo un grandissimo respiro, grandissimi finanziamenti, per cui diventa di nuovo molto, molto ascoltato, molto sentito in tutta Italia, ma anche in tutta Europa, soprattutto nel nord Europa, in tutti coloro che poi sono diventati, diciamo, i promotori del Grand Tour, cioè quei personaggi di grande cultura, di grandi possibilità economiche, che erano soliti scendere giù in Italia e percorrere, diciamo, da nord a sud e poi viceversa, passando da Torino, appunto dove c'era Crosio, passando a Firenze, Venezia, Roma, Napoli, e spingendosi fino in Sicilia e poi ritornando appunto verso nord. E questo ha scatenato proprio un fenomeno e anche una passione di tipo archeologica per gli scavi e per le scoperte che erano in continuo divenire, per cui moltissimi artisti si sono dedicati, e questo è un po' una cosa nuova, infatti questa categoria di pittori erano denominati neopompeiani proprio perché riprendevano dalle scoperte che venivano alla luce i colori, i disegni, anche i particolari, le statue, della vecchia Pompei, della vecchia Ercolano. E questo non era in assoluto una novità, perché in Francia c'era già un genere pittorico, diciamo di carattere neogreco, soprattutto dovuto a Paul Delaroche e a Léon Gérôme, il quale aveva un po' aperto la via, diciamo. Poi a Napoli alcuni pittori, chiaramente napoletani, prendono questo modo di dipingere, che ha immediatamente un grandissimo successo sia in Italia, ma soprattutto nel mondo anglosassone, cioè da quei personaggi che prendevano queste piccole tavole o anche grandi disegni, acquerelli, per portarseli come ricordo nella città in cui vivevano e scatenando appunto una sorta di collezionismo di elite. Questi pittori, che poi non sono diventati moltissimo famosi, però sono conosciuti per quello, sono Saliano, Sorbi, Bazzani, Netti, Muzioli, tutti pittori quasi sconosciuti di ambito napoletano. Il primo però in assoluto a cui si deve questo nuovo genere pittorico è riconosciuto come Domenico Morelli, più importante tra i pittori napoletani, tra i pittori italiani del tempo, nato nel 1823 e morto nel 1901, che inaugura appunto questo stile in Italia con il dipinto Bagno Pompeiano, che oggi è a Milano presso la Fondazione Internazionale Balzan. Ed è questo qua che noi vediamo adesso. Ecco, questo chiaramente in assoluto è il primo dipinto in ordine cronologico ed è datato 1861, quindi proprio lo stesso anno della proclamazione del Regno d'Italia.
E lui chiaramente è in Italia, crea questa ondata che poi viene seguita anche a livello italiano, appunto da Crosio stesso, da Celestino Turletti e da Pier Celestino Gilardi, per rimanere in Piemonte, ma soprattutto in Inghilterra, da questo grandissimo pittore che è Lawrence Almat Adema, nato nel 1836, morto nel 1912. In effetti lui è nato in Olanda, però è considerato inglese perché ha sempre vissuto in Inghilterra, il quale scende in Italia 4 volte, nel 1863, nel 75, nel 78 e nell'83, passando ripetutamente da Pompei, e disegna, prende dei disegni, realizza dei disegni e prende le fotografie con la tecnica della galvanoplastica, soprattutto dei particolari dei fregi delle sculture. E lui diventa famosissimo proprio con alcuni pezzi. Vediamo qua adesso riprodotto Le rose di Elio Gabalo, che è uno dei quadri, a mio giudizio, più interessanti, o quello che lo precede, che è sempre lo stesso titolo, Bagno pompeiano, come quello di Domenico Morelli, in cui c'è questa donna che appunto è seduta, sdraiata nel tiepidarium, proprio, diciamo, ambientato in un classico ambiente pompeiano. Lui chiaramente è il più famoso, e noi non lo conosciamo moltissimo, il pubblico non lo conosce molto, perché a differenza, ad esempio, degli impressionisti o di altri celeberrimi artisti che tutti conosciamo, lui comunque rimane nel solco di una tradizione di pittura di carattere storico. Non è fondamentalmente un innovatore come possono essere gli impressionisti o altri artisti innescati una nuova corrente pittorica come può essere Picasso, ma lui sicuramente è uno dei più grandi artisti che ha prodotto e vissuto tra l'Ottocento e il Novecento. Ecco, sì. Questo... Sì, Luigi Crosio allora si è inserito in questo filone di stile neopompeiano, queste scene pompeiane che sono molto ricercate anche e soprattutto all'estero. Sì. Lui però anche ha fatto altri ritratti, altri tipi. Poi andremo a vedere prossimamente, già andremo a vedere le opere proprio di Luigi Crosio, se abbiamo visto alcune opere di altri artisti dell'epoca. Sì. Questo già è Luigi Crosio. Questo è Luigi Crosio, è proprio forse il suo quadro emblematico, quello che è stato riprodotto anche su diverse altre tipologie come acqueforti, come cromolitografie, e vediamo come lui riprende, e con lo stesso gusto appunto di Tadema e degli altri artisti, riprende sia l'ambientazione delle figure, che per lui sono molto caratterizzanti. Lui è molto bravo a riprodurre le figure e a dargli anche quella sorta di introspezione psicologica che fa un pittore, e li ambienta appunto in considerazioni di tipo romano, pompeiano, con anche degli accenni di carattere archeologico, con le nuove scoperte, come possiamo vedere quel busto che c'è sulla destra, il rosso dello sfondo, che è chiaramente il rosso pompeiano, che parlando anche con la responsabile dei beni culturali dell'archeologia di Acqui, anche ad Acqui sono stati rinvenuti moltissimi di questi intonaci rossi, tant'è che parlavamo appunto di realizzare una mostra per far comprendere come in effetti sia gli ambienti sia le statue in origine fossero molto colorate, molto, molto dipinte, e mentre noi ce le immaginiamo le statue bianche, invece erano dipinte di colori molto accesi, come lo erano gli intonaci e le opere in generale. Se vuoi scorrere, successivamente c'è un'altra opera, sempre di ambiente romano, nel quale si possono vedere due ragazze che giocano spruzzandosi dell'acqua, e appunto si possono vedere sia gli ambienti ma anche come vengono rappresentate le figure con questi abiti fantastici, che è la vera difficoltà che affronta un pittore nel dipingere un'opera. Se scorri ancora uno,
Ecco, vediamo di nuovo il gioco della colomba, nel quale di nuovo si vedono le ambientazioni di un Pompei, con, se vedete sullo sfondo, il portico con l'intonaco rosso che si delinea, e di nuovo i personaggi ambientati in maniera fantastica, con anche per esempio una capra. Ecco, sfuggendo appunto alla pittura neopompeiana, di cui Crosio è riconosciuto uno dei principali esponenti italiani dell'Ottocento, è collezionatissimo, soprattutto nel mondo anglosassone, soprattutto negli Stati Uniti, dove di recente è uscito uno studio approfondito sulla sua pittura, ed è quotatissimo, le sue opere superano abbondantemente 200.000 euro e non si trovano. E affronta anche altre tematiche, sia di ambiente storico, come l'ambientazione in Antico Egitto, nell'ambientazione nel Settecento, che hanno delle quotazioni sempre notevoli, ma un po' inferiori. E se facciamo scorrere, possiamo vedere come, ecco, questa è ancora una di tipo romano. Ecco, qui abbiamo ancora, qui è tra il romano e il mitologico, diciamo, è un'ambientazione, diciamo, romano, quasi non si comprende se sono dei personaggi o se sono degli dei, dei mezzi dei, è un idillio amoroso, e il quadro successivo, ecco, sono delle ninfe, qui prettamente storico, però la preminenza è dovuta ai personaggi, a questa grandissima capacità di dipingere la figura e soprattutto la donna. E lui affronta poi, appunto, come dicevo, altre considerazioni, tra cui forse quella che gli ha reso di più è la ritrattistica in senso stretto, che poi vedremo in coda, dove lui viene chiamato per dipingere dei ritratti ad artisti, a personaggi famosi dell'epoca, e poi raramente alla pittura di paesaggio. Io adesso ne ho inserito nell'elenco che poi vedremo uno, però è veramente una rarità, perché lui in effetti si sofferma su queste scene. Ecco, questa qua per esempio è una scena, ecco, questo è un quadro tra, secondo me, tra i meglio riusciti, nel quale lui, poi lo vedremo bene in dettaglio, si sofferma, cioè mostra il suo grandissimo talento, virtuosismo direi, pittorico. E poi la terza grande filone che lui affronta è la pittura religiosa, che poi vedremo successivamente, nel quale appunto lui si inserisce mandando in errore moltissimi studiosi che datavano, ecco, questo per esempio è uno dei personaggi che lui ritrae, non si sa chi sia, ma è dipinto benissimo con quel guanto sulla sinistra, che è veramente un virtuosismo di tecnica pittorica. E come dicevo, questo è un altro che sta passando adesso in questi giorni da una galleria del Padovano, è un ritratto di un personaggio della zona, e questo è il bacio dell'angelo. Ecco, qui inizia un nuovo filone, più verso la fine dell'Ottocento, che è un filone che porta, come dicevo prima, in errore moltissimi collezionisti, moltissimi studiosi, che lo considerano un pittore straniero quasi, cioè inglese, perché questo tipo di dipingere è prettamente preraffaellitico, che è di nuovo un filone pittorico. I preraffaelliti erano dei pittori inglesi, prettamente inglesi, che poi avevano diciamo delle ascendenze anche in altri paesi, però erano prettamente inglesi, i quali si ripromettevano di dipingere un tipo di pittura puro che si rifaceva alla pittura prima di Raffaello, quindi è una pittura prettamente di luce, prettamente religiosa, con attenzione maniacale per i particolari. E qua vediamo il bacio dell'angelo, con questo angelo che bacia questa donna, probabilmente una giovane sposa, e guardate la capacità di dipingere i vestiti, gli abiti, cioè una situazione incredibile, cioè credo che a Torino nessuno avesse questa capacità tecnica così fatta. Se andiamo in quello dopo, abbiamo di nuovo un quadro importantissimo, perché di nuovo è un quadro prettamente preraffaellita. Questo addirittura inizialmente è stato datato molti anni prima e considerato come un quadro di un inglese. È
è una città della Svizzera e viene osannato dal punto di vista religioso in Svizzera e in circa altri 90 paesi come Refugium Peccatorum, il titolo. Ed è prettamente un quadro preraffaelita, con i tre elementi della pittura preraffaelita, che sono appunto la luce, la capacità di lineare i particolari e la visione intima religiosa a cui probabilmente Crosio era attento, era anche dedicato. E infine questo ultimo quadro che io ho trovato, ecco, questo di nuovo è un quadro prettamente preraffaelita. Ecco, quindi i tre filoni sono principalmente la ritrattistica, di cui probabilmente si basava anche per ottenere dei facili guadagni, la pittura storica e nella pittura storica in particolare la pittura neopompeiana e poi la pittura di religione. Alcuni paesaggi rarissimi, nessun nudo che io abbia trovato, nessun tipologia di nudo, e questo rende comunque Crosio ancora oggi molto importante e molto collezionato. Per chiudere un po' il discorso su Crosio, e volevo dire che appunto Crosio non era uno sprovveduto, in quanto in vita si è legato a una casa editrice, la Quenzi Brothers in Svizzera, alla quale ha ceduto, si è avvalso per realizzare delle litografie, delle stampe, delle acqueforti, e poi ha ceduto i diritti per creare dei suoi quadri, diciamo i diritti dei quadri, per creare delle immagini molto più commerciali, ripetute a basso costo, come sono le cromolitografie, che ancora oggi si vedono, si trovano, che sono produzioni, riproduzioni fedeli dei suoi quadri, però sono delle stampe su tela, quindi delle cromolitografie, e addirittura dei soggetti incredibili, come, non so se riuscite a vedere, queste stampe su metallo, questa specie di portagioie, nel quale è riprodotto un quadro di Crosio, Le Mariage, e ce ne sono diversi in giro per l'Europa di queste stampe su metallo, come poi ha realizzato moltissime cartoline. Come vediamo, questo qua è uno studio dal vero di Luigi Crosio. La cartolina è datata 1917, sono diverse, alcune riproducono appunto dei quadri, questo qua è il famoso quadro pompeiano di prima, e alcuni riproducono la domanda di matrimonio, scene del Settecento, questa la Lucia di Lammermoor, un'opera lirica, e questa è una scena araba, e così via, addirittura arrivando persino per il Museo dell'Artiglieria di Torino a dipingere le divise di militari di carattere storico. Questo è datato 1861. Per cui anche in vita ha avuto sicuramente un grande successo e ha avuto anche la capacità di gestire bene la propria arte. Come dicevo, per quello che ci ha raccontato, ha avuto successo in vita, ma giusto mi allaccio a una domanda che è arrivata, perché adesso ne approfitto per ripetere che se volete fare delle domande a Lorenzo su Luigi Crosio, sulla pittura dell'Ottocento in Piemonte, in Italia, potete farle sempre commentando qui a fianco. Abbiamo Angela Palladino, che è la nostra collega, che si chiede come mai non è conosciuto al punto che esistono poche notizie al riguardo di Luigi Crosio. Tu ci racconti che ha avuto molto successo commerciale all'epoca, anche durante la vita o anche dopo? E perché non si conosce? Sì, a lui ha avuto molto successo, è stato esposto in diverse importanti manifestazioni, fino almeno al 1884 lui è sempre stato esposto alla Promotrice di Torino, che come sappiamo è un po' l'ambiente ufficiale della pittura torinese. E poi dopo non ha più esposto proprio perché non aveva più bisogno, perché i suoi quadri andavano da sé. Tant'è che io ho ritrovato quadri in Sicilia, comprati all'inizio del Novecento a Venezia, ed è comunque molto sparso in Italia, ma soprattutto nel nord Europa, come dicevo prima. Perché non è conosciuto? Perché la pittura storica e la pittura neopompeiana in Italia non è molto interessante per i collezionisti italiani, o perlomeno c'è un ambito collezionistico molto specializzato che lo conosce e lo colleziona, disposto a fare pazzie per lui. Io ho visto un'opera
di piccolissima di Crosio con un'ambientazione settecentesca passata alla Fiera di Genova una decina di anni fa, che non ha fatto il tempo ad appenderla allo stand, che è andata via subito a uno straniero pagata ira di Dio, proprio perché è molto più conosciuto all'estero. E quindi c'è questo fenomeno stranissimo, come anche altri pittori storici dell'Ottocento. Sono poi famosi gli impressionisti, molto altri generi, ma Crosio, diciamo, fa fatica ad affermarsi. In più è di Acqui, è il più importante pittore che Acqui abbia dato in Italia, ad Acqui. Quindi, se poi parliamo della Chiesa, forse è secondo solo a Guglielmo Caccia come pittore. Però purtroppo la situazione è questa, adesso speriamo che nel tempo, Caravaggio ci ha messo 200 anni prima di diventare famoso, Crosio ha ancora qualche anno a suo favore. Sempre Angela ci chiede se esistono sue opere raccolte in qualche luogo, dove possiamo andare a vederle le opere. Io sto vedendo già dietro di te, che come non poteva essere diversamente, è un'opera di Crosio quella che hai dietro di te. Sì, quella che ho dietro di me è San Luigi in preghiera, è un'opera di Crosio che io ho trovato a Napoli tanti anni fa ed è un'opera religiosa, per cui non è costata moltissimo. E poi ho altre opere che sono acqueforti, in cui Crosio era molto, molto bravo ed era molto richiesto. Per esempio, per quanto riguarda le acqueforti, Crosio ha realizzato il ritratto di Galileo nel 1869, che è andato poi in un libro molto, molto importante sulla vita di Galileo Galilei, e questa acquaforte, come altre 10 originali di Crosio, sono esposte nel gabinetto delle stampe d'Avoli nella biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, per esempio. E poi altre opere sono nei musei, per esempio il museo a Torino, la GAM, ha 2 o 3 opere di Crosio importanti, poi altre sono a Venezia, sono a Roma, però la maggior parte sono in collezioni private e soprattutto in collezioni private newyorkesi o londinesi. Per esempio io ho avuto il piacere di conoscere una signora di una certa età, ai tempi, qualche anno fa, 7-8 anni fa, aveva 90 anni, la quale si dilettava a acquistare opere di Crosio in tutto il mondo, ed era di New York. E le acquistava all'asta, e partecipava a mostre, e si muoveva molto, aveva molta disponibilità evidentemente. Soprattutto comprava le opere in cui Crosio dipingeva dei cani, ambientava dei cani nel Settecento, con delle scene settecentesche in cui c'erano dei cani. Lei era appassionata di quelle scene lì. E quindi... questo Crosio si può trovare in questa maniera. Poi volevo dire ancora una cosina che è interessante, che mi è venuta fuori negli ultimi tempi, che nel comune di Cornier, in provincia di Torino, nell'antica chiesa, diventata chiesa comunale, non più quindi una chiesa, diventando un teatro comunale, scusate, nel 1866 il comune chiamò molti artisti a dipingere le scene per le rappresentazioni teatrali, ed era vicino a Rivara, Cornier vicino a Rivara, dove era ambientata in quell'epoca la scuola di Rivara, di cui magari potremo parlare con la scuola dei Grigi in un altro episodio, in cui c'era Carlo Pittara come caposcuola, e a dipingere le scenografie delle opere teatrali era stato chiamato anche ai suoi tempi Crosio, il quale si era occupato di rappresentare le figure per le scene di fondo. Quindi questa è una curiosità che rende bene l'idea come già nel 1866, quindi abbastanza giovane, fosse molto conosciuto e si muovesse per dipingere le scene delle figure, dove lui probabilmente era molto bravo e ci leva. È stato molto prolifico, lui ha creato tante opere o no? Sì, a giudicare da quello che troviamo ha creato parecchie opere e soprattutto in quell'epoca precedente al 1884, dove probabilmente aveva bisogno anche di lavorare per affermarsi, e per cui ha dipinto opere tipo quella che sta andando adesso, che è una scena prettamente di carattere romantico ottocentesco, storico ottocentesco. Poi se vogliamo scorrere un attimino, vediamo quelle che si succedono. Ecco, questa di nuovo è una delle tipologie di pittura che lui prediligeva, perché gli permetteva di eccellere sia nell'analisi dei particolari
e sia nelle figure degli incarnati, due modalità nel quale lui primeggiava. E questa appunto è una giovane musicista turca con uno strumento dal nome impronunciabile. Poi, ecco, questa è una danza araba, di nuovo una scena particolare dove lui appunto riusciva a rendere bene le situazioni. Guardate questo tappeto come viene riprodotto minuziosamente, e se possiamo scorrere, ecco, questo credo che sia, se riusciamo a vederlo bene, questo credo che sia una delle opere più importanti. Sì, giusto, devo chiedere, secondo te l'opera fondamentale di Cross, quelle che personalmente piace di più a te, che già avevi accennato che questa piace molto? Sì, questa chiaramente mi piace molto perché sembra quasi un'opera fiamminga, cioè ha una capacità di analisi particolare, e guardiamo come riesce a realizzare questa tovaglia che è sullo sfondo e soprattutto questo pavimento messo in prospettiva che sembra proprio un quadro di Vermeer, anche per la capacità di rendere i colori e rendere la lucentezza nei colori. E questa è un'opera importantissima. Chiaramente, perché Crozier non è conosciuto come Van Gogh? Perché non ha dato avvio a una corrente artistica nuova. Lui è un pittore che va nel solco di una pittura storica di tradizione. Non è un pittore che realizza una corrente storica pittorica nuova, come può essere il cubismo di Picasso o il dadaismo o l'impressionismo. È un pittore che realizza, chiaramente l'epoca era quello, però è bravissimo a dipingere. Ecco, questo qui è un quadro, secondo me, bellissimo proprio dal punto di vista tecnico. Magari non sarà una scoperta dal punto di vista pittorico o di concezione, però è un quadro dipinto benissimo. In assoluto, forse il quadro più emblematico è l'ambiente pompeiano che abbiamo visto prima. Uh-huh. Potrei scorrere? In avanti? Sì, in avanti. Ecco, questa di nuovo è una rappresentazione di carattere, diciamo, settecentesco, di cui lui si porta dietro questa capacità di valutazione dell'aspetto, diciamo, artistico-archeologico. Guardate come riesce a dipingere i vasi, che sono sicuramente vasi tratti dal vero, o questo arazzo che è sullo sfondo, e i vestiti di queste due bambine, che vengono colte in un momento di analisi introspeciologica favolosa, nel quale queste due bambine sono dibattute tra l'avere timore o meno per il gatto, cioè o avvicinarsi o allontanarsi dal gatto. E queste sono veramente le specificità di Crozier, la capacità tecnica, la capacità di individuare l'aspetto psicologico dei ritratti, delle figure. Molto bene. Abbiamo scoperto, nel mio caso, perché non lo conoscevo tanto o niente, a Luigi Crozier, e penso che anche nel caso di molte persone che stanno guardando, che guarderanno questo video, che rimarrà registrato un po' per lasciare testimonianza dell'importanza degli artisti nati nel nostro territorio, che, come dicevi te, non erano magari creatori di nuove correnti artistiche, ma che sono molto bravi a dipingere e hanno lasciato delle opere magnifiche. Iniziamo a chiudere un po' questa chiacchierata con Lorenzo, che ringrazio già di aver partecipato con noi, di averci fatto conoscere questo artista favoloso nato in queste terre. Sicuramente ci ritroveremo in qualche altro live parlando più o meno. Lorenzo, hai idea di cosa potresti farci conoscere prossimamente? Ma io mi baserei su quello che conosco, quindi quello che ho affrontato in passato come studio o come curatore di mostre, per cui mi sembrerebbe giusto, per esempio, dedicare uno spazio Arturo Martini ad Acqui, sia per l'esperienza con Arturo Ottolenghi e sia per il figlio del prodigo, che è presente ancora oggi sul territorio acquese, scultore tra i più importanti del Novecento, che ha vissuto ad Acqui un bel pezzo della sua carriera. E poi, non so, un altro che mi viene in mente è sicuramente Guglielmo Caccia, il quale stiamo preparando uno studio approfondito e per cui è degno di considerazione.
e poi molti altri che io ho affrontato, diciamo, o come curatore o solamente come studio di artisti. Per esempio, penso alla Lenci, alle ceramiche della Lenci di Torino, o alle ceramiche albisolesi, gli artisti più importanti di Albisola. Molto bene, e sicuramente prepareremo altri interventi di Lorenzo in futuro. Stanno arrivando alcuni commenti, avete ultimi secondi per commentare perché stiamo chiudendo questo incontro di oggi. Io solo ringraziano alcune persone dell'analisi molto, molto esaustiva, grazie. Croce un vero portento dal punto di vista tecnico, da Diego Terzano, e altri commenti che stanno arrivando. Io vi annuncio già i prossimi appuntamenti che andremo ad avere qui sul nostro canale YouTube, in diretta streaming sempre. Già abbiamo un appuntamento per prossimo lunedì 11 maggio, questo lunedì, dove ci viene a trovare un altro produttore che trovate sul nostro sito arcadeconsorting.com, sul nostro e-commerce, che è Alessandro Moriondo di Le Maretti, Moriondo di Monbaruzzo. Trovate Le Maretti sul nostro sito da comprare, ma lunedì sarà con noi per spiegarci un po' come fa i suoi amaretti. Poi, il 14 maggio, prossimo giovedì, fra 7 giorni, ritornerà con noi Tiziana Ballesio, e faremo un percorso sempre naturalistico con lei, come già c'è stato qualche settimana fa. Lei è accompagnatrice naturalistica e ci farà fare vivere un percorso camminando nella natura, sperando che presto possiamo andare in montagna o da qualche parte uscire dalle nostre case. Questi sono gli appuntamenti prossimi, futuri, che troverete già programmati sul nostro sito www.arcadiaconsortium.com. Se non ci sono altre domande che arrivano dal web, io ringrazio ancora Lorenzo Sunino per esserci stato oggi con noi. Realmente ci ha fatto conoscere un vero artista del nostro territorio, e spero di trovarti, di incontrarci nuovamente online prossimamente. Sarà un piacere, grazie. Grazie a tutti, e ci incontreremo presto ancora su questo canale e al prossimo live. Arrivederci.